È tutto, linea allo studio. Oggi non si mangia con il buono pasto. La protesta dei commercianti contro l'aumento delle commissioni sui ticket. Claudia Mondelli. Alle casse dei supermercati nessun ticket viene riscosso, così pure nei bar. Oggi è il No Ticket Day, una protesta dei commercianti contro le commissioni diventate insostenibili e per la difesa di uno strumento per i lavoratori. Ci dicono che se possiamo non pagare quei buoni pasto preferiscono ogni tanto. Sicuramente è un disagio per gli esercenti e quindi bisognerebbe comunque far qualcosa per rivedere il costo per loro. Per chi riceve il ticket il valore non coincide a quello pagato. Per un buono di 8 euro, per esempio, l'esercente ne incassa poco più di 6. Facciamo il sciopero perché hanno aumentato le commissioni su buoni pasti, quindi non conviene perché c'è da pagare tanto. Noi abbiamo la clientela più o meno, maggior parte, il 90%, con i buoni pasti. È un costo inaccettabile e rischia di mettere in discussione uno strumento di welfare importante che è utile a tanti lavoratori. Se non c'è una riforma, e anche in tempi brevi, rischiamo di non poterli più accettare. Nel 2019, ultimo dato disponibile in Italia, sono stati emessi 500 milioni di buoni usati da 3 milioni di persone. Il nodo della questione è anche nel meccanismo delle gare al ribasso a vantaggio dello Stato, come è accaduto negli ultimi anni. Da qui la protesta di oggi.